questa rabbia che io ho sempre avuto. Io mi ricordo al mio paese, che è in provincia di Napoli, si chiama Monte di Procida, che oggi sembra lì, sembra una piccola Los Angeles. Quando ero piccolo io sembrava Burkina Faso, non c'era niente, niente non c'era. Non c'era un cazzo proprio, non c'era un cazzo. E io mi ricordo quando ero piccolo avevo sempre questo malessere proprio, no? Mi sempre questo malessere che sentivo che, come dire, sai, ero agitato proprio. Adesso non la so definire quella sensazione di allora. Però ero sempre il capobanda, che ho sempre avuto questo disagio. Ed effettivamente pian piano, questo disagio è venuto fuori anche nella voglia di ascoltare musica. E già dai tempi ascoltavo quello che c'era di più cattivo in Italia, nel senso che invece Claudio Villa ascoltavo Celentano, Little Tony, sai, quelle robe lì. Poi un bel giorno è arrivato questo tipo che io ai tempi avevo, quanti anni avevo? Avevo 15 anni, sì. E arrivava questo tipo che era un po' più vecchio di noi, mi ricordo anche il nome, si chiamava Lino Schiano, e lui, siccome suo padre era un armatore, era proprio armatore, quelli che hanno le navi, sono i proprietari delle navi, andava sulle navi di suo padre, è arrivato da questo ragazzo che faceva il barbiere, cioè era un buco tipo come concesso lì, dove c'era una sedia, la lavandina, e poi si tagliava i capelli. E noi ci trovavamo lì con giradischi a sentire dischi. Arriva questo tipo con un 45 giri di un certo Elvis Presley, la Jailhouse Rock, il pezzo, mica quando l'ha messo sul piatto, come i Blues Brothers, ho visto la luce proprio. E da lì è venuto fuori questa, come dire, questa cura, no? Un po' per la mia rabbia, che si è sfogata un po' nella musica. Nella musica, ascoltandola per un paio d'anni, dopo un paio di anni la voglia di farla, e naturalmente sono scappato dal mio paese e sono andato a 40 km, 50 km, sono andato a Napoli. Mi chiamano militari, io cerco di scappare, ma legalmente, nel senso che siccome allora si facevano 15 mesi di militare, io, siccome con la band avevamo un contratto a Rimini per un mese, io in poche parole ho detto mi faccio l'estate in giro a suonare e parto dopo. E niente, mi sono fatto 10 mesi e in quegli anni mi sono visti tutti a Milano, Led Zeppelin, Grand Funk, Humble Pie, Santana, Jethro Tull, Genesis. Erano gli anni in cui sono venuti tutti, finché l'ultimo concerto di Santana al Vigorelli o all'Arena, non mi ricordo, all'Arena forse, vabbè. Gli autonomi, che la musica gratis, e chi li paga per 6 soldi da questa gente? Io posso capire di fare i prezzi giusti, no? Ma la musica gratis, insomma, è come dire vai al supermercato e faccio la spesa gratis, vabbè. Hanno mandato a fuoco mezzo palco. Da quel giorno lì, per 10 anni, non è più venuto nessuno in Italia. Vendurium, quello che parlava sempre di tutto. Chiamo un giorno la Patrizia, mi ricordo, che era la segretaria lì. Patrizia Bambino, va, che quella ha dichiarato fallimento, si sta chiudendo. Come? Mica mi precipito lì, questo in Paguerola ha dichiarato fallimento e abbiamo in culo. Esce l'album, non mi ricordo quante copie abbiamo vendute, pochissime proprio, e niente, e restiamo bloccati. Fermi 2 anni, troviamo Sacrilani che ha investito un casino di soldi su questo disco, sembrava anche loro che dovessero fare, non dovessero fare, promozione zero. Insomma, delusione totale pure noi, alla fine a quel punto lì abbiamo detto basta, basta, abbiamo detto lasciamo bene, ce la fai, non ce la fai, ma non solo in una band, in tutto, perché ognuno c'ha i cazzi suoi per la testa, ce le ha, chi la vede rossi, chi la vede gialla, no? E tutti sono convinti di aver ragione, perciò l'unica cosa da fare è che ti prendi le tue responsabilità, fai le tue scelte e alla fine se hai fatto bene è merito tuo, se hai sbagliato è colpa tua. Cosa che non ci hanno mai fatto fare come Maradio, mi sono fatto il Monster of Rock con Iron Maiden, Black Sabbath, Warrant, Pantera, eccetera. E negli ultimi anni mi è capitato, ho suonato non sullo stesso palco, con loro, proprio da quella cosa proprio. Ho capito veramente che ci sono tanti musicisti bravi, ma non solo per questo,
e che hanno voglia di divertirsi e di collaborare, capito? Perché però purtroppo ognuno di loro, o perché nella sua band c'è qualche testa di cazzo, o perché c'è un produttore che rompe i coglioni, o perché c'è un'etichetta che cade al cazzo, questi non possono fare una mica. A me non me ne fotte un cazzo. Io, l'ho sempre detto, questo, io, il mio lavoro era quello di scaricare camion. Questo è il mio sogno. Io non so se scrivo bene, canto bene, se sono bravo, ma questo è il mio sogno, non me lo devono toccare, se no mi incazzo come una bestia.